Buongiorno, ancora un po' sul tema del populismo, cerchiamo di vedere da dove viene, anche come radici sociali ed economiche, diciamo. E allora bisogna dire che fino agli anni 80 del Novecento, dai 50 agli 80, in quelli che vengono chiamati anche i 30 gloriosi, era cresciuto lo stato sociale, erano diminuite le disuguaglianze. Il mondo del lavoro, il mondo dei lavoratori aveva trovato una sua identità. Ricordo un'intervista di un operaio venuto dal sud a Torino nel 68-69. Questo operaio diceva: abbiamo fatto bene andare via dal paese, qui abbiamo trovato un'identità, qui siamo diventati cittadini. Le lotte, il legame con gli altri operai aveva costruito un racconto di se stessi di cui si poteva essere orgogliosi. Ecco, dall'80 in poi questo percorso si è interrotto, le fabbriche hanno vissuto una fortissima frammentazione, c'è stata una deindustrializzazione, cioè dove c'erano delle fabbriche sono scomparse quelle fabbriche, sono arrivati magari centri commerciali o peggio ancora una desertificazione. E si è perduta quella identità operaia, ecco, del mondo del lavoro in generale. Se si va a vedere la mappa delle vittorie politiche del populismo in questi ultimi anni, da Trump, la Brexit, Marine Le Pen in Francia, si vede che quella geografia delle vittorie corrisponde quasi esattamente a quei luoghi della perdita di identità operaia e della perdita della chiusura delle fabbriche e della deindustrializzazione. Alla fine c'è stata una sinistra che non ha saputo fare politiche, come dire, di aumento delle risorse per lo Stato sociale, politiche contro la crescita delle disuguaglianze, quella sinistra ha perduto il suo popolo e si può anche dire che il popolo ha perduto la sinistra, cioè è rimasta un sentimento di rabbia che non ha più trovato uno sbocco in progetti politici, un luogo in cui riconoscersi, collegarsi, mettere in comune la propria vita, la propria sofferenza, le proprie storie. Che cosa fare? Forse intanto probabilmente cambiare politiche e cercare di intervenire di nuovo contro le disuguaglianze a favore dei redditi più bassi e poi ricostruire relazioni contro quella frammentazione, contro quella perdita di identità, contro quell'esplosione delle solitudini. Arrivederci a tutte e a tutti e grazie per l'attenzione.